Quando tempo fa io dissi il chitarrista di Marilyn Manson è un mostro, perché io lo conoscevo da anni prima, perché la sua storia non inizia con Marilyn Manson, dove con Marilyn Manson lui fa molto poco alla chitarra, fa note particolari, strane, dissonanti, ritmiche che, e diciamo a soli, se si possono chiamare a soli, perché non sono proprio dei veri a soli, che soddisfano il suo datore di lavoro, ovvero il signor Manson. Io conoscevo questo chitarrista da molti anni prima, perché quando David Lee Roth lasciò i Van Halen e fece il suo primo gruppo con Steve Vai alla chitarra, Billy Sheehan al basso e Greg Bisonette alla batteria con Eat Them and Smile, e poi fece il suo secondo disco solista sempre con loro, ma già si sentiva qualcosa che non andava, poi in mezzo cominciò a fare le cover dei pezzi dei Beach Boys, cioè si rivelò un personaggio molto ridicolo. A differenza dal rockettaro biondo, io l'ho conosciuto bene David Lee Roth, sono stato con lui a parlare tante volte, ho delle foto mie sue insieme del periodo d'oro dei Van Halen, ho parlato con David Lee Roth. Devo dire, non è un musicista David Lee Roth, e beve molto, è pieno di battute, parla di donne, delle sue scopate, non è che ci puoi parlare tanto di musica, no? Con David Lee Roth. Poi a un certo punto decise di cambiare chitarrista e sulla piazza trovò, chiamò Mike Varney, sempre il produttore, disse: ma chi è libero sulla piazza adesso che mi potrebbe fare il prossimo disco? E gli consigliarono Jason Becker, andarono al Holiday Inn di Vancouver, ma Jason Becker cominciò a sentire dei problemi nei piedi, nelle braccia, nelle gambe, e da lì praticamente nacque la distrofia muscolare di Jason Becker. Jason Becker ormai è ridotto da anni in sedia a rotelle e non ha l'uso né della parola, né delle gambe, né delle braccia, e praticamente lui con gli occhi riesce a muovere dei computer. Ho visto una foto di Jason Becker ultimamente, con stralci di capelli, era un bel ragazzo, era, lo ricordo con i Cacofoni insieme a Marty Friedman, e lo ricordo anche nel suo disco solistico Perpetual Burn, un vero capolavoro, forse uno dei più grandi chitarristi del dopo Malmsteen. Certo, gli è toccato una sorte veramente brutta, perché il corpo inerme, ma il cervello sveglio. Pensate cosa c'è di più orribile di una cosa del genere, quello che è toccato a questo povero ragazzo, proprio nel momento in cui l'aveva preso l'ex cantante dei Van Halen, ovvero David Lee Roth. E in quel disco c'era anche Steve Hunter, ex chitarrista di Lou Reed, ex chitarrista con Jack Bruce un periodo e con tanti tanti altri. Allora a quel punto dovete rifare tutto il gruppo David Lee Roth, e prese questo nuovo chitarrista. Questo nuovo chitarrista praticamente è irriconoscibile da come adesso con Marilyn Manson, perché Marilyn Manson gli ha voluto far tagliare i capelli corti, tinti di biondo platino, e gira con del rossetto molto evidente, in sintonia con lo show appunto di Marilyn Manson. Però per lui è un lavoro, è una sicurezza, Marilyn Manson lavora tantissimo e lo paga bene, e però lui in fondo è un grande chitarrista, però questo grande chitarrista con Marilyn Manson non si vede. Io quando ho detto che mi sono presentato alle prove di Marilyn Manson, quando Marilyn Manson ancora non era presente in sala, e ho visto questo chitarrista,
che già conoscevo per la sua bravura, suonare liberamente in jam session con gli altri elementi, prima dell'arrivo del capo che mette tutto a tacere quando arriva lui, ho detto, questo è veramente un mostro, nessuno mi voleva credere. Abbiamo presentato il suo primo disco solistico qui a Televita l'anno scorso e la gente ha detto, ammazza come suona questo John 5, John 5, John 5 noi lo chiamiamo, no? Ammazza come suona. C'è una particolarità veramente allucinante. Lui evidentemente dentro sente che Marilyn Manson non gli basta, no? C'ha molto più da esprimere e lo esprime in due settori completamente opposti. Uno elettrico, virtuoso, con tutte le nuove tecniche elettriche dell'ultima ora, diciamo, se vogliamo chiamarli così, con dei pezzi molto potenti, l'altro è il suo amore per il country western. Cioè suona il country western, cioè con la chitarra acustica country, però country western tecnico, ultra tecnico, usando la chitarra tipo un banjo, in una maniera veramente mostruosa. Dice, com'è possibile che il chitarrista che suona con Marilyn Manson ha questa passione per il country western ultra tecnico alla chitarra acustica? È arrivato proprio in queste settimane il secondo disco solistico di John 5. Ma partiamo con John 5 alla chitarra elettrica! We'll be right back.
Allora uno dice alla chitarra elettrica è bravo, non c'è dubbio, cazzo, ammazza, è molto meglio che quando suona con Marilyn Manson. Ma c'è una cosa ancora più pazzesca. Nello stesso disco di John 5 trovate il suo amore per il country e sentite come suona sto John 5, il country. È una cosa allucinante, tipo Albert Lee, Steve Trovato, tipo Arlen Roth, tipo quanti ce ne stanno di chitarristi country ipertecnici, Marco Connor che suona anche il violino oltre che la chitarra e tanti altri molto molto bravi, no? C'era Danny Gatton, ma Danny Gatton si è sparato un colpo di fucile in bocca. Era andato a trovarlo il giorno prima Arlen Roth, dice mi sembrava felice, il giorno dopo entra in garage e si spara. Tipo quello che è successo a Nino Ferrer. Ve lo ricordate Nino Ferrer? Vorrei la pelle nera? Vorrei la pelle nera! Si è sparato pure lui un colpo di fucile in bocca, Nino Ferrer. Mi dispiace, sembrava tanto allegro. La gente che sembra allegra poi s'ammazza. E comunque, se state da qualche parte, c'è il mio pensiero. Allora, John 5... e rimarrete senza fiato alla chitarra acustica. Ok, questa era una prova di John 5 alla chitarra acustica. Sono da te con le copertine? No, ha detto che sto da te, no? Sto da te, no? O no? Sì o no? Ni, so, ma, non so. Allora, due dei gruppi più importanti, uno italiano e l'altro internazionale. L'ultimo disco della premiata forneria Marconi, l'opera rock Dracula. Io devo dire sinceramente una cosa. A parte la... ecco, puoi riprendermi, poi facciamo vedere l'altro disco. Io devo dire una cosa. Franco Musida, Franz Di Cioccio, Patrick Zivas, Flavio Premoli, eccetera, sono rimasti loro. Non hanno il cantante, non hanno più il violinista. Prima c'era Mauro Pagani, poi era arrivato Gregory Block da It's a Beautiful Day, sostituendo David Laflamme, eccetera, eccetera. Poi lui se n'è andato, è arrivato Lucio Fabbri, eccetera, eccetera. Hanno sempre avuto il violino, questa volta non ce l'hanno. Gli ultimi dischi, diciamo, da studio sono stati deleteri da anni, no? Da quando è arrivato Bernardo Lanzetti, a parte l'episodio di Chocolate Kings, ma appunto già in Jet Lag c'era una decrescita, per non parlare di Passepartout, per non parlare di Come va in riva la città, per non parlare di cazzate orribili, che di dischi veramente schifosi.
dovevano rappresentare il miglior gruppo italiano. Ricordiamo Per un amico, ricordiamo Storie di un minuto, ricordiamo cos'era? L'Isola di Niente, no? E queste cose qua, questi grandi pezzi, Impressioni di settembre, La carrozza di Hans, anche Chocolate Kings, era un bel disco con l'avvento del cantante Bernardo Lanzetti. Qualcosa dato storto, si sono ricongiunti diciamo qualche anno fa, hanno fatto un disco orribile, poi hanno fatto un altro disco ancora che nessuno ha, che nessuno conosce, l'hanno levato dal mercato subito, penso, poi hanno fatto un doppio live edito solo in Italia, poi si sono rifermati e sono riapparsi con un pezzo iniziale con Peter Hammill, ex voce dei Van der Graaf Generator, ma tuttora Van der Graaf Generator, con la ricostituzione di questo gruppo eccetera, e poi Live in Tokyo, che era un bel disco per la Sony. Questa volta si presentano col loro vero primo vero, si può dire, disco bello, se vogliamo definirlo bello, perché io non lo definirei proprio bello. Ecco, molti hanno detto: ah, che bello il disco nuovo della PFM. Certo, rispetto a quella merda che hanno fatto per 20 anni, a parte i primi dischi, è bello. Però opera rock, questa si dovrebbe chiamare opera melodica, e là dove serve la voce manca la voce, perché Franz Di Cioccio non c'ha una grande voce, Flavio Premoli uguale e Franco Mussida uguale, lì servirebbe il cantante per dire del banco, Francesco Di Giacomo. Ecco, infatti, molti pezzi sembrano più delle idee del banco estrapolate e messe nella PFM. Poi c'è questo minestrone che sembra Notre Dame de Paris, di Cocciante, miscelato al banco, che a sua volta in un pezzo lento manca solo la voce di Roby Facchinetti per sembrare i Pooh. Capito? Manca solo Roby Facchinetti in questo disco, ma non è la PFM. Come fate a dire che è un grande disco? Sì, è meglio degli altri, che erano dei cessi, sono sempre degli ottimi musicisti, nessuno lo discute, però non è un grande disco. È un disco registrato bene, orchestrato bene, dei bei testi di Vincenzo Incenzo, un ottimo autore di testi. Alla fine, Dolce Nera, che canta il pezzo finale insieme a Premoli. Dolce Nera, vabbè, che c'entra, che c'ha la voce un po' alla Mia Martini, fa. Io, onestamente, 18 euro per questo disco non le butterei neanche morto. Un altro disco che è sicuramente meglio, mi rivolgo alla mia amica nuova qua, io ho sempre amiche nuove e amici nuovi, a Televita si trovano sempre tanti amici, i Deep Purple, il disco nuovo. Deep Purple, la stessa storia, sicuramente meglio del disco precedente, Bananas, dove c'erano tutte banane in copertina, io l'ho spaccato, ho detto le peggio cose. Begli assoli di Steve Morse, devo dire un bel impatto, Gillan chiaramente non c'ha più quella voce, mancano i due più importanti dei Deep Purple, che erano Ritchie Blackmore, sostituito da Steve Morse da anni, e John Lord, andato in pensione, e Don Airey alle tastiere. Ma Don Airey lo ricordiamo con Gary Moore, lo ricordiamo Session Man con i Jethro Tull, lo ricordiamo con Ozzy Osbourne, lo ricordiamo con i Colosseum 2, con John Iseman, John Moll, e con Gary Moore nei Colosseum 2, non nei Colosseum numero 1. Don Airey è uno che gira da anni, e ha avuto questa offerta, dice: intanto i Deep Purple, bene o male, fanno tante serate, hanno perso il contratto con l'EMI, sono andati a bussare a tutte le porte di tutte le più grandi case discografiche e nessuno ha voluto i Deep Purple. Infatti stanno con la Edel, è una grande diciamo una casa che a me piace molto, capito? Anche Loredana Bertè ha fatto il suo ultimo disco, Baby Bertè, per la Edel. Capito? Però stiamo parlando dei Deep Purple, non stiamo parlando della Bertè, capito?
per quanto riguarda l'Europa, per quanto riguarda l'America pare che la distribuzione sia un'altra. L'ultimo pezzo è molto bello, devo dire, anche se sembra un pezzo di David Bowie, per cui dare altri 18, 20, 22 euro, dipende dal negozio dove vai. Io sono sponsorizzato, ricordo, da Istinti Musicali, da Angelo Carpenelli, via delle Albizie 22, che è il mio collaboratore più vicino e il mio più grande amico. Certo, io non ce ne spenderei per questo disco dei Deep Purple, ma andrei a comprare un disco vecchio Deep Purple in rock, per dire. A questo punto passiamo ad un altro chitarrista che farà sicuramente scalpore, e io direi di andare subito sui fatti dominanti, dopo le mie critiche, ma pensateci voi, pensateci voi che, no, c'avete il labiale così bello, no, è bello, ma sentite con attenzione quante cose ci stanno da rifare, quante... i festival pop pieni di gente, le cantine, le cose. Questo va bene per David Zard, che manco ci crede David Zard nel lanciare questo Dracula con Cocciante che sta facendo Giulietta e Romeo adesso, un altro musical. Forza di sentire tutti questi musical, diventeremo musicali pure noi. A questo punto un grande chitarrista. Lui si chiama Buckethead!